che sono orgoglioso di essere qui nel, diciamo, io lo chiamo l'acquario di Linea Pelle per presentare la prima collezione di Mangano, perché il concetto era appunto il selfie e questa è una location bellissima che ti porta già in un mondo che è un selfie, no? Perché tutti possono guardarti dal di fuori e osservare quello che fai all'interno di questo spazio e soprattutto nel momento in cui lo fai vivere con quello che è il prodotto di Linea Pelle, quindi abbini quello che è il colore della collezione alla pelle, diventa sicuramente un prodotto visibile e di concetto, e secondo me lo spazio di Linea Pelle era perfetto per questo mondo. Allora, la donna Mangano SS23 è una donna decisamente consapevole di se stessa, una donna che conosce quello che è il mondo della moda. Infatti la collezione ha come nome Selfie à Porter, perché non è una collezione studiata da me per le donne, ma sono le donne che l'hanno studiata per me. Infatti è una collezione che tutte possono indossare, che tutte possono abbinare tra di loro e possono tranquillamente esporla al mondo dei social. Quindi sarà un prodotto tangibile, subito postabile, subito touch, così come è la pelle, no? E quindi le modelle potranno scorrere tra il pubblico, sfilare tra il pubblico. La cosa bella è che all'improvviso si cambieranno i look, quindi il pubblico non si renderà conto di questi cambi di look che arriveranno all'improvviso tra di loro. E il concetto è questo: la collezione non è qualcosa che deve arrivare nei negozi, ma è già tra il pubblico che la osserva. Quindi se questa collezione da questa sera comincerà a essere virale, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, sia io che la Monaca Group, nel decidere con Linea Pelle di fare questo evento.